Ho fatto preparare un intervento, ma che cerco di seguire solo come traccia. La novità di oggi l'accennava prima e voglio andare per pezzi. L'accennava prima il Presidente Calabrò. Il digitale ha avuto un problema grosso di confronto con l'Europa. Il confronto con l'Europa è stato duro, in questi mesi abbiamo lavorato molto, ci siamo confrontati con i commissari europei. I commissari europei sono espressione di un mondo del Nord Europa che spesso ci sente un po' lontano, ci considera quasi parte di un altro mondo, di un'altra civiltà. E c'è stato anche un pregiudizio di carattere culturale, vorrei dire ideologico, forse geografico. Ma alla fine di ogni trattativa c'è sempre la domanda: ma Europa 7 che cosa fate? Europa 7, Presidente Calabrò, è risolta. Lo possiamo dire in maniera definitiva, non esiste più il problema di Europa 7. Il Consiglio di Stato ieri ha fatto una sentenza molto ponderosa, che vi faccio vedere. In questa sentenza, a fronte di una richiesta di risarcimento di 3 miliardi, è stato concesso un risarcimento di 1 milione. È come se uno che ha avuto un incidente automobilistico chiede un danno di 5 mila euro e ne ottiene 2,5. Ha consentito e ha detto il Ministero ha fatto bene a dare le frequenze che ha dato a Europa 7, le frequenze che sono state date sono adeguate, si poteva fare prima. Nel 2006 voi sapete che c'era stata la decisione della ricanalizzazione in termini europei del VHF, questo è stato chiesto alla RAI, il dottor Capon, la RAI, il servizio pubblico si sono messi sollecitamente a disposizione per risolvere questo problema che attraversava tutti i percorsi, attraversava il discorso con l'Europa, attraversava la polemica politica, era spunto di polemica politica spesso inutile. Ebbene, questa volta siamo riusciti anche in questo caso a risolvere il problema. Vi pare possibile che uno si debba far giudicare da Romani? Ma chi è? Ma da dove viene? Ve lo dico io da dove viene. Tanto è uno di Forza Italia. No, non c'è niente di penale, guardate. Ci stiamo abituando, infatti noi abbiamo cercato di smarcarci un po', ci stiamo abituando al fatto che se uno non ha condanne penale è a posto, col cavolo. Col cavolo. Questo Romani era un piccolo editore di televisioni private in Lombardia negli anni Ottanta, credo Lombardia 7, qualcosa del genere. I più giovani non se lo ricordano, ma chi ha la mia età o più si ricorderà Colpo Grosso. Oppure Maurizio Paradiso con Amici della Snoces, che sono due capolavori proprio. Programmi che hanno elevato il livello culturale del paese, ma da così a così. Ecco, l'editore era Romani. Era l'esperto di pelo, detto molto volgarmente.